Mi chiamo Saturnino e so cosa significa essere guerriero. Sono partito da una città di provincia e sono arrivato lontano, senza mai smettere di combattere. Tra le mani avevo solo un sogno, la musica. Questo sogno l'ho trasformato nella mia vita. Come me esistono tanti altri guerrieri. La passione. Con la passione e con la volontà si riesce a fare tutto. Partirò con voi per un viaggio attraverso le loro storie. Storie di uomini e di donne che combattono ogni giorno per realizzare i loro progetti. Storie di chi affronta ogni sfida a testa alta. Storie di chi non si arrende. Zurlo Lucio, nato nel 1938 a Torre Annunziata. Ho 76 anni, penso di portarlo in barca. Quando mi presento con qualcuno, dico: ho sposato due persone, Lucio Zurlo e la palestra. Quella palestra ha tirato a sé tanti figli persi, diciamo. Questa palestra per Torre Annunziata è un vero rifugio. Rappresenta un punto d'incontro per ragazzi che non hanno tante chance. La prima volta che ho incontrato il maestro Lucio mi è sembrata una persona dolcissima. Una persona rispettabilissima e piena di voglia di trasmettere quello che è il suo lavoro. Con il pugilato siamo riusciti a creare qualcosa in questo paese che è un pochino distrutto. Nella palestra si impara il rispetto e poi l'onestà, l'onestà su tutto. La missione che ha mio padre verso questi ragazzi è quella di toglierli dalla strada. Essere proprio per questi ragazzi un punto di riferimento, un padre. Per Torre Annunziata è il maestro, punto. Sono di nuovo in viaggio, pronto a raccontare un'altra storia e un altro luogo dell'Italia che resiste. Non sono mai stato a Torre Annunziata e non so cosa aspettarmi. Sono venuto a conoscere il maestro Zurlo. Scusami, ciao, sto cercando via Parini, il 115. La box mi interessa da sempre, ma non sapevo nulla di lui. E allora, in un novembre che sembra giugno, mi ritrovo perso per le vie di Torre. Maestro, la scelta. Maestro, buongiorno. Saturnino, molto piacere. Noi ci vediamo oggi. A che ora vengo? Alle 4 cerca tua sorella e digli che viene perché deve fare i campionati. Anzi, portala. Va bene. Arrivederci. Grazie. Ma si allena qui la ragazza? Sì, quella è la campionessa del mondo di quest'anno, junior. No, ma veramente? Mi hanno detto che questa palestra è un punto di riferimento per tutta Torre Annunziata e che c'è da parecchi anni, no? Sono 50 anni.
Qui in che zona siamo di Torre Annunziata? Qui siamo nella zona che io sono nato e che io lotto per rimanere sempre in questa zona, cosiddetto angolo della Provolera. La Provolera si chiama Provolera dialetticamente, angolo e invece Provolera era la Polveriera. Quindi la Polveriera? Perché c'era una fabbrica d'armi. Ma questo risale a? No, ci sta ancora, è ancora inattiva. Senti, se tu vuoi venire, io devo andare a casa di Lancello, che è un pugile nostro, per vedere se viene a fare l'allenamento. Ed è proprio nella zona della Provolera. E allora andiamo. Io ti seguo. Io prendo un attimo il giacchettino, perché sono un po' più chiotto, e andiamo qua. Prego. Grazie. Qui siamo a Torre Annunziata, qui nella zona in cui sono nato e sono orgoglioso di appartenere a questa zona, anche se si dicono solo le cose cattive, le cose buone non si dicono mai. Questo è un posto dove tutti i bambini di qua, di questa zona, potrebbero essere tutti quanti dei futuri campioni, perché sono tutti quanti portati a fare a botte, diciamo così. Però se uno riesce a calmarlo... A calmarla, ma anche a veicolarla. A veicolarlo, sì, perché quello purtroppo è la strada che dobbiamo fare. Questo è un quartiere, è un po' a rischio? È abbastanza rischio perché è diventato una zona dove spacciano volentieri, dove ci sta un poco meno controllo, diciamo così. E quindi la palestra diventa anche un punto di... La palestra è un punto di riferimento perché noi cerchiamo sempre di fargli capire il bene e il male, perché il nostro è un fatto sociale. Questa è via Andrea Costa, dove è nato Aurino. Aurino è un supercampione, no? Aurino all'epoca, quando combatteva, era stato definito il Maradona del pugilato perché era molto astroso, aveva una tecnica particolare. Pugilisticamente non abbiamo niente da dire, poi ha avuto la sfortuna di imbattersi in amicizie poco chiare ed è rimasto scottato. E Aurino adesso dov'è? È Aurino, una testa un pochettino particolare, non sta più con noi, però è agli arresti. È un grande talento che si è perso un poco per la strada. La morte uccide a testa, una volta si uccide, e i colpi devono essere più rapidi. Uno, due, tre più rapido e tipo lo spostamento all'indietro. Ah, il maestro Zuno, la prima volta che l'ha sentita sta cosa, è rimasto troppo male, perché veramente gli voleva bene come un figlio a Pietro. Mi sono sentito male, per la verità. Perché a un certo momento tutti questi ragazzi sono come tanti figli, perché noi diamo tutto al lavoro. E questo fatto ha colpito. Non darti per vinto, non ti demoralizzare quando vai a vuoto, stai tranquillo, perché pure lui sta calando. Avvicinati a lui, non gli dare la metà di scarpa. Devi soltanto saper distribuire belle energie, Pietro. Mi scriva come a un padre.
chiede, che a volte io non riesco a scrivere, perché non è che non so cosa dirlo, è che mi sento male. Comunque nella zona ti aiutano, ti sostengono? No, nessuno. Quello che aiutano le palestre sono soltanto, diciamo così, i soci, gli amatori, sì. I soci che danno quel piccolo contributo per poter portare avanti il discorso della palestra. E ci sono dei ragazzi che si allenano e che frequentano la palestra che non possono permettersi di pagare? Diciamo così, l'80%. L'80% che non hanno... Io ripresento che la quota sociale la pago pure io. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Questo è il nostro pubblico. Ah sì? Ciao. Ciao. La sua storia. E l'hanno preso qua in mezzo perché diceva che faceva la droga. Invece non era vero niente. Però prima l'hanno arrestato, l'hanno maltrattato. Poi hanno fatto ed è assolto con formula piena, perché non era vero. Quindi mo è lui che cita lo Stato per il danneggiamento che ha avuto. E stai continuando ad allenarti adesso? Sì, sempre. Oh, sempre. Questi sono malati del pugilato, quindi... Come è malato, come sono malato io, maestro, loro sono malato di stare nel pugilato. Questo è un ragazzo che noi cerchiamo di togliere dalla strada. È un bravo ragazzo, però se vediamo a un certo momento si è costretto a vivere in quell'ambiente. Noi cerchiamo con il nostro poco di cercare di toglierlo dalla strada. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Ecco, qua siamo arrivati dove abita l'altra testa gloriosa del pugilato che avrebbe potuto fare grandi cose. Reach out and touch faith. Reach out and touch me. Peppe! Provo io? C'hai una voce più forte della mia, vai! Peppe! Peppe! Proviamo a chiamarlo di nuovo. Peppe, quando vieni in palestra? Guarda se puoi venire prima. Grazie. Ciao, allora, saluto. Arrivederci. Ma sta riposando, come mai? Perché quello è uscito stanotte. Poi si è ritirato stamattina. Ma veramente? E quello fa il pescatore. Poi si riposa e poi viene in palestra. Ah, quindi la notte se l'è fatta tutta fuori? La notte se la passa sempre sulla barca. Ciao, che dà? Già vai in palestra? Passaggio? No, no, siamo. Mo veniamo in palestra. Sono venuto a Torre Annunziata per conoscere un guerriero. E mi ritrovo a raccontare un esercito di giovani guerrieri.
Sono ragazzi che vivono in situazioni difficili e che la loro battaglia la combattono ogni giorno. Lucio Zurlo è il loro generale. E la palestra di boxe Vesuviana è dove si porta a termine l'addestramento. Il pugilato per me era lo sport più disciplinato e dove non ci stava cattiveria. Ritorniamo al vecchio Ville. Salvami, vieni, ti presento mio figlio. Sì. Andiamo adesso attraversiamo. Per attraversarla mi fa sul lavoro il cane. Se no non si attraversa. Allora passa. Buttati, Salvami, buttati. Okay. Buttati. Così. Via. Ragazzi, prima un vuoto a comando con il maestro Pagano, dai. Pronti? Sì. Viaggio. Ciao, piacere. Ciao, Ciao, Saturnino, molto piacere. Come va? Bene, lavoriamo. Pugilato si pratica agonisticamente a 14 anni, però io mastico di box dalla culla. Mi raccontava mia nonna. Voglio, non è facile per me. Che poi mia nonna è morta. Io sono uno che mi posso. Vabbè. La domanda? Quando mio padre venne a vedere il figlio, che ero io, sto parlando così. Quando mio padre venne a vedere il figlio nella culla, disse, ma questo c'ha le mani da pugile. Che poi mica è vero. Raga, ma era 2 minuti. Avete 50 secondi, anzi 45 secondi per le fasce. Nunzia, abbiamo iniziato. Stiamo vicino al sacco, pronti. Vamo, rapido. Forte colpi lunghi, dai, bravissimo. Non ti risparmiare, bravo. Vamo. Samuele Esposito. Questo ragazzo mi sbalordì il primo giorno che venne in palestra, quando io e mio padre ci mettevamo un po' vicino a lui che faceva il sacco. E vedevamo che questo ragazzo, nell'impostazione di guardia, aveva questo modo di muovere le mani in modo come se tremava, la tremarella alle mani, così. E gli dissi, senti Samuele, ma perché fai con le mani che fai come se tremasse? E lui mi risponde, maestro, io la mattina sto per 8 ore con il martello pneumatico in mano e poi mi vengo ad allenare. Scusa, lei è Irma Testa, la campionessa del mondo che ha soli 16 anni. E ha avuto questo risultato che pazzesco. Lei mira, punta alle Olimpiadi, naturalmente è il sogno di tutti i ragazzi che fanno la boxe a livello dilettantistico. Pensa, lei è venuta in palestra solo perché era la sorella che praticava boxe. I genitori cosa pensano di questa scelta? Guardi, i genitori, da quando lei è diventata campionessa del mondo, è difficile parlare solo per il fatto che ogni volta che gli parliamo si commuove. Te l'ho detto tutto. Allora,
Lei invece, Fiorella Marcaccio, una ragazza, un'universitaria, una ragazza intelligentissima. Lei è la figlia di un medico molto stimato qui a Torre Annunziata, la figlia di una professoressa. E pensa che noi qualche volta gli abbiamo detto: ma perché fai la boxe? E ha detto: io solo attraverso il pugilato mi sento donna. Io voglio combattere, voglio stare sul ring perché mi sento veramente donna. Questo è un momento importante, perché si deve lavorare, fammi mettere a posto i pesi. E quindi, quindi io ti do una mano volentieri. Vai. Questo lo lascio qua. Ce la fai? Sì. A posto. Allora, i pesetti li lasci là, vedi? Sì. Ecco, bravo. La palestra per me era il mio punto di riferimento. Da bambino io ci giocavo, ci studiavo, portavo i miei amichetti in palestra, era la mia vita. Prendiamo sto guantino. Arrivati ai 14 anni si combatte, cioè ci sono i veri e propri incontri. E mio padre non mi affiliava e incominciò addirittura a mettermi il dubbio se io ero bravo o non ero bravo. Biagio invece era un piccolo talento. E a 14 anni lui incomincia a dirmi che, ma guarda, non è il caso che combatti, sei troppo... Cercava di dissuaderti. Però quella era dissuadermi, però per mettermi alla prova. Un giorno mi dice: se tu vuoi combattere, dobbiamo fare due round io contro di te. Facciamo queste riprese di guanti, dove, guarda, sembrerà strano, ma ce le diamo di santa ragione. Padre cercava sempre di scansarlo, non lo so, e lui diceva: no, papà, tutto io, non ti preoccupare, che io riesco. Così fecero come fossero due avversari. E là mi ha colpito, perché non mi aspettava che lui riusciva a colpirmi. Invece mi ha colpito pure lui. E lui andò troppo bene, il padre si arrese. Però la cosa che io non posso mai dimenticare, la sera a tavola, ho guardato mio padre e aveva l'occhio tumefatto che gli avevo fatto io. Mi misi a piangere e dissi a mio padre che non avremmo voluto più combattere. E invece poi, vabbè, poi l'ho fatto, perché invece mio padre a quel punto mi ha un poco anche ringraziato, perché ha detto: guarda che sei bravo, io ti volevo mettere alla prova. E sono diventato campione italiano professionista senza perdere un match. Viaggio è stato sempre diligente, bravo, non mi ha dato mai fastidio di niente. Solo quel momento, quando andavo a combattere, il cuore mi mandava bene. Devo dire che mi ha superato nell'essere buono. Avrei voluto un poco più deciso, più insistente di me. Invece purtroppo siamo padre e figlio ed è la stessa cosa. Ogni volta che ripenso a Torre Annunziata, rivedo lo sguardo scanzonato e impunito dei ragazzi della Provolera. Sono anche loro i guerrieri di questa storia. A forgiarli e a insegnar loro il rispetto sul ring e nella vita è Lucio Zurlo, il maestro della boxe vesuviana. Questo è un posto dove tutti i bambini di qua, di questa zona,
potrebbero essere tutti quanti dei futuri campioni, perché sono tutti quanti portati a fare a botte, diciamo così. Vamo, rapido, rapido. E Biagio, suo figlio. Dai, bravi, non ti risparmiare, bravo. Gli Zurlo danno un'opportunità che passa attraverso lo sport e che passa attraverso il sudore. Un sudore che ho voluto provare anch'io. Un sudore intriso di valori positivi. Sulle mani! Non lo devi fare. Beh, questa deve sudare. Francesco, muovete. Allora. Colpi lunghi. Che razza di ucraino sei? Fammi vedere. Fai vedere. Puro. Puro. Cammina e porta quel sinistro. Porta quel sinistro. No, che lo vogliono. Eccoci. Ma allora ci sei? Ci sono. Oh! Ma è vero allora che venivi a fare l'allenamento? Sono arrivato, maestro. Io per la verità ti consideravo un poco più. Più? Napoletanamente? Sfaticato. Un poco sfaticato. Per venire vuol dire che sei in forma. E va bene. Quello ancora non lo so se sono in forma. Intanto mo vediamo, ciao, vai. Ciao a tutti. Mettiti in décolleté. Mi cambio di qua. Uno, due. Ah, mister Saturni. Eccomi. Cerchiamo di pronto, muoverci. Pronto. Da Gio. Facciamo un altro voto. Da, mi raccomando un attimo a Saturni. Vado? Che fai? Vai un po' dietro di loro, vai. Okay. Piede sinistro più avanti, salutami. Mantieni l'equilibrio. Come va, salutami? Bene. Ce la fai ancora? Sì, dai. Sicuro? Sì. Perché dobbiamo fare i guanti, eh? Certo. Esposito ti aspetta. Tu lo devi colpire. Poi lui a lui. Tu lo devi colpire. Poi vediamo lui cosa sa fare. Dai. Bravo. Toccalo con il sinistro. Sei perfetto. Bravo. Bravissimo. Lo puoi toccare, non ti preoccupare, lo puoi toccare. Via veloce, Saturni, uno, due. Vai un po' avanti tu, dai. Dai così, bravo. Bravo! Ok, due volte sto sinistro, ecco! Dai che sei un bellissimo sparring, vai! Vai, lo impegniamo a questo, dai! Ecco! Un poco deciso qui, non aver paura di colpire. Tanto se lo colpisci gli fai un favore. Bene, allora ci giochiamo il caffè. Se lo colpisci lo... pago io il caffè, se non lo colpisci offri tu il caffè. Datti da fare. Ma adesso ci vuole l'orgoglio. Mo ci vuole l'orgoglio. Sì, provaci! Più forte, vai, non te lo qua. Saturni, il caffè lo offro io, bravo. Bravo. Però penso che in questo momento ci vuole l'autoambulanza per farti respirare.
La giornata è stata lunga e sono stanco. Ma ho ancora una cosa da fare. Beppe Langella non si è presentato in palestra, neanche questo pomeriggio. L'unico modo per conoscerlo è andare a casa sua. Ciao, sono Saturnino. E così, alle 8 di sera, mi ritrovo a salire le scale di un palazzo della Provolone. La mia giornata è svegliarsi alle 6 di pomeriggio, prepararsi verso le 8 e mezza, 9, scendere al porto, salire sulla barca e mettersi in viaggio per andare fuori Ischia o fuori Capri a pescare con la rete. Lui è un guerriero perché non tutti vanno di notte a mare e poi trova il tempo con una forza di volontà incredibile di venirsi ad allenare. Entrai. Grazie. Senti, ma io sono 2 giorni che sto in palestra con la speranza di conoscerti perché ho sentito parlare di te tantissimo. Solo che il maestro mi ha detto, guarda, che se lo vuoi incontrare, visto che non riesci a venire agli allenamenti, devi andare a casa sua. Infatti, perché il lavoro che faccio è un pochino stressante, quindi... Tu sei un signor pugile. Ho goduto abbastanza per me, per le mie soddisfazioni. Ho vinto il titolo italiano, il titolo del Mediterraneo, l'internazionale IBF e la Coppa Italia Pro Cup. Da professionista? Da professionista, sì. E come fai a prepararti prima di un... Un pochino dura. E noi ci siamo incontrati proprio qua, in questa palestra, dove io mi allenavo da profana, ovviamente, e lui già era bravo, aveva vinto il titolo italiano. Beppe lo vedo molto poco. Deve dividersi tra un lavoro molto duro, molto difficile, e uno sport altrettanto difficile e sacrificato. A volte il maestro in palestra dice... Dai, stai dormendo, cerca di buttarti un po' d'acqua in faccia. Io lo so, purtroppo io lavoro, devo lavorare, non posso stare senza lavoro. Te l'ho annunciato, purtroppo. Non ti dà un granché. Non ti dà nessuna prospettiva? No, per niente, guarda. Giuseppe è un ragazzo che è nato in una realtà molto difficile in cui la cosa più facile da fare era essere un malvivente, un piccolo bandito di strada. Invece lui ha deciso di lavorare e quindi lui ha scelto la parte sana ed è proprio per questo che si è avvicinato al maestro Zurlo. Io sono venuto a Torre Annunziata per incontrare e conoscere la storia del maestro Zurlo. Grande. Che lui è un guerriero vero. È stato sempre un guerriero. Ha impostato una realtà sana in un rione sporco. Un po' tutti ci siamo marchiati. Abbiamo preso questo fare aggressivo, diffidente e un po' truffaldino pure, anche nelle nostre piccole cose. Lui è il maestro, ci sono tanti maestri, ma lui è il maestro. Ho iniziato, avevo 14 anni. Sono andato un giorno, mi sono messo i guantoni, il maestro lui non mi ha visto con i guantoni, mi ha visto che mettevo in guardia. Lui mi ha portato un po' di colpi, io l'ho schivato, il maestro, ah, cazzo, cioè, bellissimo, c'è un bellissimo colpo d'occhio, perché non continuo, non vieni, ti alleno. Allora già lavoravo, già avevo il pescatore. Gaetano, dimmi, Gaetano. Sì, mi ha chiamato a lista, è che lo dobbiamo scendere. Babbo, ok, alle 11, ok. Ciao. Alle 11. Mazza. Pensavo che non ci uscivo oggi. È tanto mosso. È mosso, sì. Barca sale e scende dentro al porto, figura di fuori. Qui tu, tutte le sere faccio questo. Esci. È perché sennò poi ti alleni. Sennò mia figlia che gli porta a casa? Che gli faccio mangiare?
Ma tipo il maestro ti ha mai convinto a dedicarti completamente alla pugilato? L'ha detto tante volte, però come faccio? Non sono mai da una famiglia benestante, uno dice vabbè, no. Io guarda, io ho rifiutato la nazionale, ci sono pugili che desideravano la nazionale, io l'ho rifiutata. C'è il mare mosso e non si esce stasera. Già non usciamo da 4 giorni. Quindi è dura. È dura. A sopravvivere in questi tempi è proprio una vitaccia. Ma. Siamo 15 operai a bordo, tutti hanno famiglia. E il mare ci sta dando poco, poco, poco. Allora speriamo che migliora presto. Speriamo. Se no... Se non si lavora, anzi, come si fa? Soldi. La mattina dopo ho appuntamento con il maestro Lucio e i ragazzi nella villa comunale. Penso che il buon Saturnino, dopo le botte che ha preso ieri, sarà ancora dormendo. Quindi noi iniziamo l'allenamento normale, iniziamo con la corsa, poi dopo a centro vi spiego quello che dobbiamo fare. Andiamo! Formate un cerchio. La forza la devi registrare. Morbido sulle gambe. Piegate un poco le ginocchia quando scendete. Colpisci e scappa. Solo tocco, solo tocco. Oh, è finito. No, ne hai fatte tre, non ne ha fatto. Gli allenamenti sono andati bene, ce ne possiamo andare. Poi andiamo a trovare Saturnino perché sicuramente sarà ancora dormendo in albergo. Lo andiamo a dare alla sveglia. Anch'io dovevo allenarmi con loro e poi aiutarli a preparare una sorpresa per il maestro Zurdo. Ma quella mattina qualcosa non era andata per il verso giusto. Ho conosciuto un esercito di guerrieri che vivono e combattono in un rione difficile di Torre Annunziata. Con loro mi sono allenato, ho sudato, ho riso e ho capito l'importanza dello sport. Dai, così bravo, bravo! Ok, due volte sto sinistra, ecco! Dai, che sei un bellissimo sparring, vai! E poi ho incontrato finalmente Peppe Langella. E ho compreso cosa vuol dire faticare. Quindi tu tutte le sere faccio questo. Esci perché se no poi ti alleni. Se no mia figlia che gli porta a casa? Che gli faccio mangiare? Al centro di questo mondo fatto di rispetto e onestà c'è il maestro Zurdo. Quella mattina dovevo allenarmi con i ragazzi in villa. Morbido sulle gambe. Ma un fatto imprevisto ha sconvolto i miei piani.
qua? Beh. Tutto bene? Abbastanza. Ma lei da stamattina sta qua? Sì. Dalle 8. Caspita. Dalle 8 e 10. Vabbè, andiamo, vediamo i risultati degli esami, vediamo un po'. Colica renale e c'è un calcolo di un centimetro. Maestro. Mica se sono dei cazzotti di ieri, pensa. Ma di no, 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 non no, 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 è stato lo spavento. Lo spavento, lo spavento di vedere il mio nome. Come va? Tutto bene? Stamattina. I ragazzi sono tutti in pensiero. Ah no, li tranquillizziamo subito. Mi fa piacere che sei venuto. È normale che doveva venire, che diamo? Il minimo che potevamo fare. Ma sì. La luce neanche. Adesso sta passando piano piano. È necessario che non stai bene e te ne scendi con noi. Ti rimetti in sesta per la prossima gareggiata. Questi sono tutti amici. Ah sì, la maggior parte di tutti questi interviri sono passati tutti quanti per la palestra. Per la palestra, sono in ottime mani. I 50 anni servono a qualche cosa. I 50 anni di vecchiaia della palestra servono. Meglio che non ti faccio ridere. Il maestro ancora non sa che quel pomeriggio tutta Torre sta organizzando una festa a sorpresa per i 50 anni della sua palestra. Purtroppo io non ci sarò. Cosa ne dite di un po' di musica? No. Ya, vedo. Come fa? Veramente fino a me muta più suo morto. Goditi la vita. Goditi la vita. Canta e fai l'amore. Fai vibrare il cuore. Un'altra emozione che ti fa scoprire se c'è. Ma non li mettete così perché poi ci va la torta. Ragazzi, le borse nello spogliatoio. Innamorerò. Signora Luisa, scendete. Sono sicuro che lui si emozionerà, anche se lui è un freddo. Mentre io forse posso esternare di più l'emozione, però lui nel cuore sarà emozionatissimo. Sta arrivando? Lo vedono poco che trema, lo vedono poco emozionato, troppo assato. L'unico che mi ha messo KO è lei, eh? Io ho una mezza mano che non funziona, quindi faccio fare tutto a mio figlio, ho già fatto pure un discorso. Auguri ai 50 anni dell'attività della boxe. Io non so parlare, so agire. Oh, sì. Anche nel mio modo di agire cerco di esprimere la mia, il mio amore per te l'annunziato. A tutti. Viaggio. Questo papà che la sorpresa è riuscita, anche se poi ci mancava la tua presenza. Te lo passo. Pronto, maestro. Prima cosa, come sta? Benissimo.
Se poi ti devo venire a fare una siringa, vengo volentieri. No, no, tranquillo, non ti preoccupare, è tutto a posto. Com'è? È riuscita la festa? È riuscita la festa? Bella e sono ancora emozionato. Sono felice. Mi hanno fregato. La festa per il maestro è stato un trionfo. E io sono felicissimo di questo. Perché il maestro Zurdo è un mito. And though I don't know your real name, your real age, or your shoe size. Ognuno di noi può fare qualsiasi cosa della vita e ci può mettere un impegno. Ma se non ci mette un'emozione, una passione, una umanità particolare, evidentemente quella cosa riesce, ma nell'ordinario. Il maestro Zurdo ci ha messo passione, emozione nelle cose e ha trasformato un territorio difficile in una grande famiglia. Come tutti i figli, io sono preoccupato di mio padre, di mia madre, anche se poi lo vedo sempre forte. Ma la cosa che più ho paura, non ho paura che lui si stia facendo vecchio, la mia paura maggiore è quella che io domani devo essere io la continuazione di mio padre per la boxe sociale. E la mia paura è quella di non essere in grado, di non essere all'altezza, di essere il punto di riferimento come è stato papà. Oh, wherever you...